Ragazzi, come ragazzi, bentornati in questo nuovo video della Pixelmon. Gente, finalmente siamo in questo bellissimo episodio settimanale. Perché tecnicamente questo video qua dovrebbe uscire martedì prossimo, anche se lo sto facendo mercoledì, giorno prima di partire per l'America, tecnicamente. Però non so quando metterlo, se venerdì o il martedì dopo. Vabbè, voi lo scoprirete. Comunque, lasciate un bel commento, soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché magari molti seguono la Pixelmon Ultra senza essere iscritti al canale. Quindi, se è una di queste persone, iscrivetevi, è una cosa tanto importante. Nell'episodio di oggi della Pixelmon, gente, faremo una cosa tanto bella. Ho saputo praticamente che c'è il Mega Garchomp all'interno della Pixelmon. Il Mega Garchomp, cioè un boss leggendario che spona solamente, comunque penso, credo, nelle zone dell'Extreme Hills, dove appunto si troverebbe anche il Gible, perché da quanto so si può trovare anche il Garchomp direttamente in natura, se non erro, però comunque io l'ho fatto livellare con voi e io direi, secondo me, se ci spostassimo... Oddio, pensavo che quello lì fosse un Pokémon, regalo, non so perché mi ha dato questa illusione. Dicevo, se ci spostassimo nella zona in cui ho trovato anche il Zekrom, che ai tempi mi era spawnato l'Oreshiram, potremmo trovare il Mega Garchomp. Perché ho questa voglia di trovare il Mega Garchomp? Perché essenzialmente se ci dà la Mega Pietra, appunto per il Garchomp, è un potenziamento in più per la mia squadra Pokémon, come sapete, visto che diciamo che ho fatto una fusione tra la mia vecchia squadra Pokémon e quella attuale, e ci sta davvero tantissimo, visto che ormai abbiamo l'Oxernias, il Zekrom, il Garchomp, e poi abbiamo il Charizard, e abbiamo poi due Pokémon vecchi che sono il Dragonite e il Salamence, quindi tanta ma tantissima roba. Allora, mi tipo direttamente con il waypoint, appunto, dove avevo messo anche un healer qua, se non erro. Vabbè, eccolo qua, va che bello, ce lo possiamo comunque salvare qua. E appunto qui vicino dovremmo avere la Extreme Hills, quella lì, perfetto. Dirigiamoci verso l'Extreme Hills, tenendo che questo qua è un river, potrebbe spawnarci qualche leggendario anche del river, perché ormai ce ne sono davvero tanti, ma tantissimi. Cioè, per dirvi, l'Oxernia sapevo manco chi fosse tra un po'. Cioè, me l'ha detto Ombra, poi che aveva tutti quei poteri magici incredibili. E voglio catturare quel Pokémon ignorantissimo, raga. Però senza ingaggiarlo. Fermi tutti. Di ignoranza così a 17? Lo catturiamo con una Ultra Ball, raga. Vediamo. Dov'è l'Ultra Ball? 1, 2, 3. Preso! Come ti chiami, Bomber? You captured Clink. Clink, raga, che bel nome è Clink. Vediamo. Allora, sta sorgendo il giorno o sta calando la notte? Chi lo sa? Voi lo sapete? Neanche io lo so. Però vediamo un attimo se riusciamo anche a trovare delle altre mega evoluzioni oltre a quella del Mega Garchomp. Che poi magari sto filando, perché magari dite: Marco, non esiste ancora Mega Garchomp per la Pixelmon. Però non lo so, ero di questa idea e non so perché, ma sono ancora di questa idea. Intanto che siamo in giro, cerchiamo dei loot, perché secondo me cercare dei loot è tanto tanto tattico. Tu sei un bellissimo Pokémon 25, che è Mienfu. Mienfu, credo, perché la doppia è... Ciao, Bomber, però io ti voglio far fuori. Grande, Bomber, take all, prendiamo tutto quanto il drop. Mi sembra strano che non ci siano loot, Qua non dovrebbe esserci tecnicamente venuto nessuno, se non erro. Quello cos'è? Un Gible! Che tero! Ciao, piccolo! Raga, i Gible secondo me comunque sono una razza da tenere da sola, da quanto tenere coccolosa. Ciao Gible, ma io voglio catturarti così perché c'ho voglia. Ce l'hai le Dusk Ball che sono la cosa più bugata del mondo. Voglio catturare una formazione di Gible da tenermi in casa. Dai, entra che Dusk Ball, bravo, grande Gible. Raga, oggi è un episodio così, ignorante. Mi avete chiesto di portare un video ignorante da Pixelmon. Eccolo qua, lo volete, ve lo porto. Oggi, raga, è uscito anche il video della Pixelmon di Xerneas, dove vi spiegavo un attimino tutta quanta la storia. E ho notato dei commenti perché vi ho chiesto, ma gente, intanto questo Pokémon qua tecnicamente dovrebbe essere enorme, ma in realtà è piccolissimo. Ho chiesto, gente, mi spiegate... Oddio, lì c'è uno Skarmory. E là in fondo? Quello lì lo voglio! Fermi tutti, quello lì è quello lì che picchia tutti quanti. Sono proprio combattuto tra lo Skarmory e quello che picchia tutti. Mi serve il Pokémon... Raga, ve lo giuro, oggi è giornata catture ignoranti. Però deve avere anche il nome ignorante, se no non lo voglio. Al 25, oh mio Dio, però sei in tuta, Soak. Non è tanto ignorante, raga, mi ha un pochino abbassato la stima per questo Pokémon, il nome. Uno Snorlax tenerissimo! Corriamo, 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 vediamo che livello è. Io mi ricordo che l'anno scorso, per esempio, quel poco che mi ricordo della serie, tecnicamente avevamo preso lo Snorlax come primo Pokémon, eravamo tipo stracarichissimi. Vediamo se è un livello 50, però potremmo allenare il Garchomp intanto, perché comunque ci sta ogni tanto allenarlo il Garchomp, che è tanto tenero, piccolo e coccoloso. E poi prima del mio Garchomp, raga, che ha dei attacchi orrendi. Quindi nei commenti, mi essendo attacca ancora, nei commenti mi scrivete per esempio delle mosse. Ho fatto fuga.
Io sono una pigna, raga, sono una pigna, ve lo giuro. Comunque, dicevo, mi scrivete nei commenti delle mosse tattiche per il Garchomp, che mi rende davvero un Pokémon molto forte. Fatemi questo favore. Comunque, facciamo un Thunderbolt, almeno alleniamo anche un pochino il Dragonite. Ok, un altro Thunderbolt, lo Snorlax ci saluta fuori a Verendeva. E se non erro, infatti, lo Snorlax ci droppava 2000 e questi ci serviranno un sacco. Intanto, quei Pokémon lì, io mi ricordo che, per esempio, me lo trovo sempre su Pokémon Rubino, che è l'ultimo Pokémon che ho giocato, quindi ho un po' più di ricordi. Però, come ho detto, oggi volendo prendere un po' di Pokémon ignoranti, voglio catturare anche lui, però sempre con le Dusk Ball. Scaramouille, non te ne andare, che secondo me sei un Pokémon tattico. Proviamo a catturare due Pokémon assieme. Meliwrok, Mawile tecnicamente si chiama, o Mawile, non lo so, raga, poi scrivetelo voi. Scaramouille, vieni, vieci qua. Scaramouille, ti prendo... No! Mi si è rotta! Scaramouille, vieni qua. Entra. Scaramouille, ok. Voglio prendere anche te, Mauri. Intanto è abbrufriato. Scaramouille, non rompere. Sei al 14, però. Esci, ti prego, da questa Dusk Ball. Ti prego, fammi il favore di non entrare. Ok, grazie. Questo qua è Ariyama. Qua c'è un loot. Ah no, sto Pokémon qui mi sembrava un loot. Oddio mio. Che livello sei te? Quello lì è un... È un Golem Boss? No, what? È un Golem Alola. È un Graver Alola. Che figo, no, voglio catturare. Allora, aspetta. Con cosa... Ingaggiamolo con il Garchomp, dai. Mi piace un botto, raga, il Graver Alola. Ok, bag, proviamo il primo colpo su di Dusk Ball. Però, sta versione qua della Pixel è buggata, perché non posso cambiare la visuale. Ok, preso, così è il primo colpo, top. Intanto qua stanno spawnando davvero un sacco di Pokémon, raga, eh. Vediamo là, c'è sempre il solito Souk che praticamente ci sta chiedendo di essere catturato. Qua sono un sacco di Larvitar. Raga, oggi è puntata così, mi piace. Là, eccolo là il Golem. Eccolo qua, ma dovrebbe essere tecnicamente, questa qua è un'altra versione Alola del Golem. Scusa, ecco infatti Alola Golem. Questo invece chi è? Cerchiamo un attimo di informarci anche dei Pokémon nuovi. Zweilos, vediamo un attimino come sei messo. Perché non ti vuoi far vedere in faccia? Fatti vedere, ma fatti vedere in faccia. No, tu cosa sei? Tu cosa diamine sei? Oh, al 72 Hydreigon! Subito, così, Dusk Ball d'ignoranza. Uno, due, tre. No, è uscito, raga, voglio catturarlo senza ingaggiarlo. Al 72 è un Hydreigon così? Proviamoci ancora? No, è uscito. Allora, riproviamoci ancora, raga. Possiamo utilizzare, per esempio, ancora un... ma non, è inittabile? Allora, aspetta. Ok, finalmente ho sprecato un boato di bolla random. Hydreigon è ancora uscito. Ancora un pelo, raga, secondo me possiamo prenderlo. Però, raga, Hydreigon, se non sbaglio, è un ottimo Pokémon. No? Ok, proviamoci. Uno, due, tre. No, è uscito ancora l'ultimo. Ultra Ball. Andiamoci un attimo di Ultra Ball, poi lo ingaggiamo. Ok? Raga, ingaggiamolo. Charizard, scelgo te. Hydreigon. Ma come cacchio faccio? Cosa cazzo sta succedendo? Non è inittabile. Posso solo catturarlo così, raga. Non me lo fa proprio prendere in battaglia. Proviamo ora. Allora, cambiamo Pokémon. Non so, magari è il mio problema. Ok. Oh, così, con lo Zekrom ce l'abbiamo fatta. Proviamo, allora, innanzitutto. Proviamo comunque a catturarlo sempre di Dusk Ball. Non ho mai catturato un Pokémon del genere a sto livello così, trovandolo in natura, tecnicamente. Hydreigon Brock Free. Allora, facciamogli una cosa da Zen. Minchia, mi ha tolto tantissimo lui. Non gli ho fatto niente. Un Thunderbolt gli fa qualcosa? Ok, speravo di paralizzarlo, adesso mi fa fuori anche lo Zekrom. È un Pokémon devastante l'Hydreigon, raga. Garchomp, che è quello più basso, potremmo fargli qualcosina. L'abbiamo tolto un pochino, pur essendo comunque di livello molto basso il nostro Garchomp. Attacchiamolo ancora, perfetto. Adesso, raga, sta salendo il giorno, in questo momento Dusk Ball d'ignoranza. Perché sapete che la Dusk Ball c'ha quel funzionamento buggato che serve per catturare tutti i Pokémon devastanti. Me l'ha fatto fuori. Xerneas. Xerneas secondo me ci potrebbe stare. Ingrain cosa serve? No? Ma non attacchi Xerneas. Proviamo ancora di Dusk Ball, raga. Perché c'è lo Xerneas paralizzato. È fortissimo, raga, sul Dragon. Davvero troppo forte. Ancora in waiting, raga. Il buono di Xerneas, raga, continua a tornare in vita. Ha davvero dei poteri magici sto Pokémon. Waiting? Sì! Top Hydreigon! Sono felicissimo, raga. Ma non ho mai catturato un Pokémon del genere così in natura. Mai.
Il Garchomp! Ve l'ho detto che spawnava così in natura. Ah, no, è un Gabite. È un Gabite, infatti. No, ok, calma, Marco, i fail. Oddio, ma... No, però sono troppo affezionato ai miei primi Pokémon, raga. Sapete che poi non lo ricatturerei. Il Gabite ci stava, però... Quelli mi sembra come ogni volta un Mewtwo, diamine. Però qua c'è un Gible, vedete? Il Gible invece mi piace catturare in natura. Infatti... No, Gible, non mi rompere più ball. Gible, fai il serio, Gible. Per favore, rimani dentro un attimo. Uno, due... È uscito. Alla terza, guarda, ti abbandono. Te lo giuro. Uno, due, tre. È uscito. Vaffanculo, Gible, ti odio. Mi ha fatto sprecare tre fottute ball. Con i Donphan. No, Fanfi. Che poi diventa un Donphan. Che ignoranza. Però sono troppo piccoli. E poi di un livello troppo basso che non è che mi interessi tanto. Però i Fanfi in giro non li ho mai trovati. Intanto qua ci sono ancora i resti delle mie ball. Ma quanti ce ne sono, raga? Una formazione. Comunque poi non vi lamentate nei commenti, sto facendo solo catture perché mi avete chiesto un episodio di solo catture di Pokémon nuovi. E lo sto facendo. E in più, raga, se non avessi mai fatto sta cosa, non avrei mai catturato un Hydreigon al 72. Cioè, parliamone. Ok, vediamo un attimino che Pokémon mi ha catturato in questa cattura ignorante, in questo episodio ignorantissimo di cattura. Allora, di Pokémon sono da questo lato. Abbiamo preso, oggi tecnicamente, il Klink, il Gible, il Alola Graveler e poi l'Hydreigon, che voglio un attimino mettere al posto del Charizard, giusto per capire un attimino che Pokémon, di che tipo è e quante queste cose. Ok, di grandezza è normale, Bashful non so cosa sia tecnicamente, è un Pokémon tecnicamente tipo Drago Oscuro, no, Ombra, non lo so, Mosse, Dragon Pulse, Dragon Rage, Body Slam e Scary Face, raga. Secondo me questo è un grandissimo Pokémon, sapete? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ragazzi. Oggi ho fatto un episodio un pochino di cattura così, giusto per staccare un pochino, anche perché per me è più semplice registrarli, ovviamente, visto che in questo momento qua sono in America. Io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale se avete fatto. Ci vediamo, è tutto.